Abbiamo qualcosa da leggere sempre per la... scinare. Faccio. Ah, ha cambiato il DVD, no, mi sembra. Perlomeno l'avevamo riportato, o no? No. No, no. Allora, non riusciamo a aumentare la gentilezza. Ovviamente... ci fa uscire. Non abbiamo nemmeno niente per la conoscenza, professionista, cinefili. Ah, non c'è niente. Siamo quello dei cinefili. Interessante. A far questo, vediamo se ci apre qualche possibilità. I film diventano più godibili una volta compresa la messa in scena. Messa in scena sarebbe. È un termine francese o cosa? Oh! Quindi legge Anima Cineasta, mi sembra una rivista più che altro. Messa in scena. Non so come si pronuncia, il francese non l'ho studiato. Pensavo che nel film pesasse solo la storia, invece anche i dettagli visivi contano. E beh. Wow, questa cosa mi ha aperto un mondo. Ora sono pronto a guardare qualsiasi film o DVD. Qui ci fa trovare più DVD da noleggiare. Aspetta. Ora sai come apprezzare al meglio l'arte cinematografica e i DVD. Di ora in poi guardare film e DVD avrà un maggiore impatto su di te. Ah, a sapere lo facciamo prima. Penso che dovremmo andare a dormire, stare svegli fino a... abbiamo guardato tutto. Ma... maggiore impatto ovviamente non è quantificato, quindi può anche essere fasullo per quanto ci riguarda. Stare svegli fino a tardi non fa bene alla salute. Cioè, con tutti i DVD che abbiamo guardato, era meglio leggere prima quello. Vabbè. Ragazzi, questa è una follia. Non ce la faccio a star dietro questo flusso costante di post. È dura essere così popolari, vero? Fantasmi? Mi piace lo spazio. Comunque, ecco l'ultima pista che ho trovato. Questa volta sembra riguardare un abuso di potere. Vabbè, parla dei Memento. Mi chiedo se il post sia stato scritto da un ex impiegato dell'azienda in questione. Ma che uno dei quadri alti si sia appropriato dei risultati dei suoi dipendenti. Davvero disdicevole. Non si fa così. Ha senso degli affari. Ma si può accettare una cosa simile? Conosco il nome dell'azienda, ma non ho alcun dettaglio sulla persona specifica. Beh, perfetto. La compagnia si trova a Shinjuku, perciò prova a chiedere in giro lì dove ci sono gli uomini d'affari. Un bar aperto di notte potrebbe essere un buon punto di partenza per ottenere altre informazioni. Spero di non chiedervi troppo, mi dispiace, per andare sul sicuro cercherò anche un altro caso. Non siamo i tuoi schiavi, hai capito? Non siamo i tuoi schiavi. Ehi là, 5 messaggi. È un record. Salve senpai, eccola qua. Stavo proprio pensando di invitarti a uscire. Sei libero adesso? Possiamo incontrarci a Kichijoji, sempre lì. Legge lui, nei piani oggi, non mi piace stare solo qui a girarmi i pollici, sono in sala giochi. Vabbè. Bene per oggi, guarda che Han. Quali sono i tuoi progetti? Non riesco a calmarmi, per questo sono venuto a Shibuya. Ma te sei sempre a Shibuya, non è... solo per sapere cosa stai facendo. Sei venuto a Shibuya solo per sapere cosa stai facendo. E non siamo a Shibuya noi. Fammi sapere se succede qualcosa, per un altro un po' rimarrò alla stazione.
10 dopo. Yusuke, che programmi hai? Aspettare basta, non è divertente. Oggi l'umanità in cammino non mi ha ispirato molto. Poi rimango in stazione, fammi sapere se succede qualcosa. Ma scusa, cioè, vabbè, c'è un sacco di gente alla stazione, ma in realtà ce n'è anche troppa di gente alla stazione, quindi non mi sembra un gran posto. Se stava per esempio già fuori, era forse più sano di mente. Decido. E poi, eccola qua. Cosa fai, Ako? Ho appena sbrigato di affare del consiglio studentesco. Non riesco a concentrarmi, ho troppi pensieri. Ho delle cose da sbrigare, ma rimango nei pressi della scuola. Chiama per qualsiasi cosa. Dobbiamo tirare su un po' anche Makoto. Non lo so, Kazumi sembra che siamo abbastanza... Abbiamo fatto dei progressi, insomma. Han, in teoria, li abbiamo sospesi da tantissimo tempo. Makoto siamo all'inizio, però con Makoto ci serve... Io credo che con Han serva in gentilezza. Con lei serve conoscenza. Con lei non ne ho idea. Però vedo che facciamo progressi lo stesso, quindi sembra che basta incoraggiarla. Vediamo un attimo. Se riguardiamo le statistiche... Può darsi che con Kazumi serva o il fascino o il temerare, o il coraggio, temerare. Secondo me non è tanto sulla gentilezza o... conoscenza no, di sicuro. Conoscenza secondo me è solo Makoto. Makoto è forse, magari il psicologo là. Non saprei. Coraggio può darsi che serva anche a, sicuramente per i guai, ma potrebbe servire anche per Kimi, per la dottoressa. Quindi, per farla breve, secondo me prima di uscire con Han e Makoto è meglio avere a 4, in modo da non sprecare le occasioni. Cioè è meglio avere quei parametri lì tutti e due a 4. Quando ne abbiamo 4, allora forse ci apre più la strada più facilmente che andare invece fuori e non fare questi grandi progressi. Per Izza, per Ryuji non lo so. Quindi potremmo fare, andiamo a cambiare il sbaglio sempre, andiamo a cambiare il DVD innanzitutto. Era... non ce lo fa fare da qua. Central Street. Tutto qui all'inizio di Central Street qua. No, qua. Benvenuto, vuoi restituire? Grazie mille. Ci serve altro? Sì. Questo è affascinante. Attenzione, scrittore e redattore. Poi coraggio e conoscenza, mi sa. Forza delle convinzioni. O coraggio. Fascia interiore. Inizia nel nascondersi. Il coraggio, il fascino. Ti insegna la gentilezza. Ok, è questo. Poi. Per creare strumenti a nulla. C'è solo questo, allora. Vabbè, non leggiamo questo. Sì, però quello è già 4, questo discorso. Il fascino serve, ma è già 4. Qua credo che non abbiamo niente. Infatti non c'è più niente. Sono le altre due che voglio portare a 4. C'è Ryuji. Se vogliamo un attimo confidenti di nuovo. Lei allora, sì, tra l'altro siamo appunto al massimo. Andiamo fuori con lei, vediamo se riusciamo a raggiungere questo massimo. Allora, e poi mi domando una cosa, se riusciamo a conquistarla, per esempio una
poi? Basta, non dobbiamo più uscire? Oppure usciamo, ma così? Perché è la nostra ragazza, non so. Ciao senpai, oggi c'è un sole pazzesco, cerca di bere tanto. Stavo pensando di fare un allenamento diverso al solito. Che ne dici? Hai tempo di provarci adesso? Allora, vuoi passare un po' di tempo con quegli occhi? Cioè, nel senso che per noi arriviamo al massimo con lei. Abbandoniamo. Non lo so, visto che dobbiamo tirare sugli altri. Uscire con lei? Non ho proprio idea, ma... Oh, senpai, sei davvero pronto? Andremo nelle gabbie di battute. Spero ti piaccia. E non ho guardato, non ho letto quello del baseball, così... Ti aspettavi di incontrarmi in un posto del genere, eh? Ci hai portato te. Che stai a dire? No, per niente, io so che tu sei una sportiva. Però mi sono i cessi a me questa roba. Beh, un sollievo. Comunque non sono, sono contenta che tu sia venuto. Le battute si allenano i riflessi, la visione dinamica e si migliora la potenza della postura. E noi non abbiamo fatto né nessun allenamento né letto il libro. Sono tutti elementi importanti anche nella ginnastica. Sembra plausibile, no? A dirla tutta volevo solo venire qui. Con noi, eh? Onestamente volevo che mi vedessi fare un fuoricampo. Ci vuole conquistare. Tutto un po' improvviso, io resto a guardare. Ah, qui ci vorrebbe una terza risposta più gentile. Vabbè, tutto un po' improvviso. Mi sono ricordata una cosa di quando ero piccola. Mio padre mi portava spesso le gabbie di battuta. Non vederci come un padre. I bambini avevano paura di essere colpiti dalle palle, ma io adoravo far girare la mazza. A caso, così. Quando colpivo una palla pensavo, non importa quanto sono veloci, le manderò in orbita. Ho pensato che forse potrei capire come ritrovare il coraggio. Vedi che parla sempre di coraggio, quindi... Mi domando se... Il suggerimento... Ma no, non lo so. Non mi sembra aver sentito parlare così tanto Andy, amore. Sì, si capisce che è una personalità empatica. E per quello che credo che conti la gentilezza con lei. Però bisogna stare più attenti a quello che dicono. Potrebbe essere un suggerimento. Che ne pensi? Potrebbe funzionare, no? Un'idea. Io non so sempre essere incoraggianti con lei. Vero, penso che sarà d'aiuto. My turn. E sulla casa base, ecco, Kazumi Yoshizawa. Ora vado. Tra l'altro lei è un personaggio che hanno introdotto con Persona Royale, da quello che ho capito. Però è anche quella con meno... come dire, si ferma al 5, insomma, forza. Ottimo. Sono sempre state così veloci. Prenderò la prossima. Bello che la palla passa, ma non si schianta e né a terra. Ok, il riscaldamento è finito. D'ora in poi saranno tutti fuori campo. Sì, sì. Ora voglio che li mandi su Giove. Cosa? Almeno non si è fatta male. Mi dispiace, sapevo di essere arrugginita, ma non credevo di mancarle tutte. Non vedevo arrivare la palla e continuavo a sussultare. Non pensavo di essere messa così male. Non arrenderti. Senpai, amore mio. Certo, ci proverò un'altra volta. Adesso fanno una figura di me. Calmati, non aver paura. Occhi sulla palla. Io, se non ricordo male, quelle cose lì, cioè non lo so, in teoria potrebbero avere la velocità, no? Certo che se lei è andata là, l'ha messa al massimo. Potrebbero avere la velocità, no? Perché chiaramente ci sono i principianti, ci sono... Eccomi. Forza. Cross. Ah, beccata. Non so se sa dove è finita, però ce l'ho fatta, amore mio. We did it. Ce l'ho fatta, senpai, ho colpito la palla. Gustiamoci un po' la musichetta.
Sì, e vi suggerisce che le stava mancando tutte perché erano noi a dargli di tensione. Congratulazioni. Ora sei la mia ragazza, o non ancora. Senza il tuo incoraggiamento non ce l'avrei mai fatta, senpai. Finora ho sempre lavorato per me stessa, volevo a tutti i costi fare una buona impressione. Ma sento bisogno di essere all'altezza delle tue aspettative. Cioè, mi fai arrossire, Kasumi. Da quando ci vediamo, Elfman? Quella situazione mi ha resa più forte. Mi ero dimenticata cosa si prova a lavorare sodo per qualcun altro. È tremendamente piatta, è carina. Delle belle scarpette. ma praticamente è un asse da stiro. Bello che non è che le giapponesi sono tutte asse da stiro, ci sono degli interessanti. Non dimenticare quella sensazione. Ma certo, esatto, una nota, no, è sbagliato. È meglio l'altra. Quando ti ho conosciuto, senpai, ho imparato tante cose su me stessa. Ma ora mi sento ad un passo da ritrovare la fiducia in me stessa. Me stessa in me stessa? Oh, giusto. Ultimamente anch'io mi sento più sciolta ed energica. Sono ancora tornata alla normalità. Ma anche i miei voti stanno migliorando. Zero non esiste. Ben fatto. Thank you very much. Sì, ti devo anche far vedere cosa posso fare. La prossima volta non mi vedrai armeggiare con la matta. Ci sono tanti tipi di matte, però ti mostrerò la nuova routine di ginnastica. Percepisco la grande fiducia che Kasumi ripone in me. Insomma, non c'è ancora dichiarato amore, però. Oh. Thou art I. Thou hast birthed a bond clad in the heart's strength. Guarda, è svegliata la persona in questo caso. Sorpresa. Sorpresa. Sei perspicace, Evi. Peccato che non ci sia Zack e Franco, ci divertiremo. Nuovo rango massimo. All right. Il confidente è l'arcano, la fede ha raggiunto il rango massimo. Ok. Comunque ci rimangono molte battute. Franco, ossia Matteo Q, se stai guardando questo video in differita su YouTube, devi ricordarti di venire. Perché se no non ci divertiamo a sufficienza. Zack invece non si sa, è dato per disperso, ma il weekend lui quindi comunque ci rimangono molte battute. Tocca a te, senpai. Colpisci la palla con tutta la tua forza, mandalo su Saturno. Ho sudato sette camicie e la gabbia di battute con Kasumi. Spero di aver guadagnato qualcosa, però almeno. Oh, scusa, mi devo andare. A me sembra che ci stia prendendo in giro, Good effort. Grazie mille per oggi. Chiaramente il rango massimo non c'entra niente con la romance. Dobbiamo lavorarcela ancora. Ci fa la dichiarazione adesso, sì. Oh, Elfman, grazie mille per avermi accompagnata oggi. Ma scusa, non è stato il risveglio della persona? Pure io ero sovrapensiero, siamo stati distratti, a meno che fosse semplicemente il rango massimo, è così. Come quando inizi come confidente, rango massimo va di nuovo. Però siccome lei sicuramente farà parte del gruppo, tanto per capirci, come lo è Tsubasa, quindi non vedi che siamo di più di quello che dici tu. Perché lei, l'abbiamo visto all'inizio, e l'abbiamo visto nella presentazione iniziale, se non ti ricordi. Quindi non è questo il momento. Non è ancora il momento che lei entri nel gruppo. Non uso la mazza un bel po', mi sento le braccia strane. Speravo di spedirla lontano con una bella botta, ma mi accontento di aver colpito la palla. È bello provare
sport diversi dalla ginnastica, c'è altro che vorresti provare, senpai? Nuoto, la corsa, la ginnastica. La ginnastica a letto, però. Facciamo il nuoto, la ginnastica. Però la ginnastica è la sua disciplina. Magari prendiamo qualche punto. Io sceglierei il nuoto. Nuoto, nuoto, la vediamo in costume. Vediamo cosa dice. 2. Oh, il nuoto, un ottimo esercizio per tutto il corpo, perfetto per un tono muscolare bilanciato. Non sollecita troppo le ossa e le articolazioni e migliora la funzionalità cardiopolmonare. Potremmo andarci la prossima volta. Estate. Aspetta, ma ce l'ho un costume da bagno, ma può anche venire senza costume, eh? Cioè, andiamo in una spiaggia apposta. Non penso aver altro che body. No! Il body, no. Voglio due pezzi. Richiesta per te. Andiamo a comprare i due pezzi. Potrei chiederti di unirti a me per altre attività d'ora in poi. Ma sai che ci sentiamo perfettamente presi in giro come da ragazzi, no? Con le ragazze. Questa cosa l'hanno creata bene, c'è da ammetterlo. Però continui. Non capisci cosa vuole esattamente da noi? Quando sono con te mi sento molto più capace. Non faccio nessuna battuta porno, perché sennò ce n'è un'altra battuta che mi è venuta in mente, ma che sia per allenarsi o fare due chiacchiere, chiamami pure quando vuoi. Ok, ti lascio andare. Ecco, io per esempio, a me sarebbe piaciuto che siamo noi a chiamare loro. Adesso, cioè, sarebbe anche ora che questa persona faccia un passo avanti dal punto di vista social, diciamo. Vedremo. Ma no, anche ieri ero così. Tava sta ancora dormendo, ormai è passato un giorno intero. È troppo impaziente, considera che c'è il risveglio del cuore. Sappiamo che si vanno tutti in crisi con il risveglio del cuore. Calma. Se non fosse per gli occhi rossi, ma Cotto devo dire che ha tanti punti nel mio cuore. Mi interessa. È un po' coso, è un po' abbottonata, però è quella sfida che dici voglio sbottonarla, e quindi possiamo solo aspettare. Noi continuiamo con questo ruolo del capo sicuro di sé. Sì, beviamo un po' di tè e rilassiamoci. Dei cracker di riso ci starebbero proprio bene col tè. Ma vedete cosa? Ho già decisamente voglia. Cos'è? Incinto? A te piace invece proprio perché hai occhi rossi. A me non piacciono quegli occhi. In ogni caso dobbiamo. Ma l'azzurro o il verde non. In ogni caso dobbiamo aspettare ancora un po' che Futaba si svegli. Di qualcosa di salato. Come di qualcosa di serio? Ma che cosa ha sbagliato la traduzione? Dice che vi sentiate tutti un po' nervosi, ma per adesso possiamo solo aspettare. Un altro istante. Accende di casa. No. Pensavo di usare il servizio aiuto. Lavoro oggi. Speravo che tu chiedessi me. Comunque sto andando a lavoro. Ci sentiamo più tardi. Decidi in seguito. No. Allora, purtroppo Raffresia. Ecco. Aspetta. Vedi, lavoro notturno ci sarebbe. Ore no beco. Ma dove cavolo è quello? Ore no beco. Lo vediamo dalla mappa. La Shibuya? Qui non gratis pass. Vediamo un attimo. Sarebbe l'ore no beco. Vediamo un secondo.
c'hanno dei nomi, Body Chop. Vediamo un attimo. No, di sicuro. Ma no, ma non credo perché. Beh, però adesso è notte, quindi magari adesso esce. Esce magari scritto qualcosa. Non sport, non dice niente. No. Dobbiamo fare un po' scorta di guarigione rapida. Cos'è la guarigione rapida? Non so. Dov'è che l'hai visto? Forse nei quartieri di là. Non so qual è il loro Nubeco. Come facciamo a sapere qual è il loro Nubeco? Ah no, questi sono tutti i negozi. Boh, non, nessuno è veramente. Quindi qua non è. È vero che non specifica niente, no? Cioè, sarebbe carino che qua ci deve essere, ci fosse scritto dove possiamo andare o non andare. Potrebbe essere qua. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Da qua non si fa? No. Boia. Beh. Tempio, freccette biliardo, quindi no. Cinema, quartiere luce rossa. Ma no. Welcome. Han detto il legato di pesca. Benvenuto, sei un liceale. Hai un buon gusto in fatto di hobby. Aspetta, così vediamo questo. Pescare farà passare il tempo, ma i punti ottenuti catturando i pesci potranno essere scambiati per dei premi. Inoltre la tua perizia migliorerà. Vabbè. I pesci catturati vengono categorizzati in base a dimensioni e specie. Fa boccare pesci più grandi e rari per ottenere più punti. Man mano che la tua perizia crescerà, aumenterà anche il numero di volte che potrai pescare a ogni visita. Pertanto cerca di migliorare la tua perizia per poter pescare più spesso. È notte, quindi pescare costa solo 1000 yen. Cosa desideri? Che premio avete? Ah, guarda qua. Ah no, queste sono tutte esche, però canna potente. Veste nera. È un distintivo che permette di evitare ogni attacco. Cintura di lupo di mare, un portachiave dall'aspetto apparentemente innocuo. Al potere di mutare fuoco. Però ce n'abbiamo già una. Antibatterico riduce l'attacco di tutti i nemici per 3 turni. Non è male questo. Probabilmente lo troviamo anche da altre parti comunque. Sei immortale con quello là che evita gli attacchi. È venuto qui in qui solo per andare via così. Bene, ci sono venuto per sbaglio perché ho cliccato e volevo. Qui c'è il distretto. Libri. Andiamo. Perché qua siamo venuti per esempio solo con. Ah, queste file di libri sono uno spettacolo grandioso. Allora queste ci. Boccio. Dai, entriamo nel negozio. Ok, niente, c'è solo questo. Speravo che fosse un quartiere, invece no. Benvenuto. Oh, sei molto giovane rispetto alla media dei nostri clienti. Vediamo libri per un pubblico esperto. Che in realtà noi ci mancano i libri adesso, in effetti. Potrebbero essere letture difficili per un liceale. Vuol dire che ti venderò un libro più facile che abbiamo. Cappuccetto rosso. Leggilo con calma. Lo spadaccino provetto. Ha il coraggio di sfidare la morte, quindi sarà qualcosa di... E tra l'altro... Costa. Quindi mi sa che probabilmente quando raggiungiamo conoscenza 4, questo ci apre tutta una serie di libri che finora siamo fermi. Così come forse... Aspetta un attimo. Torna ancora. Yeah.
Andiamo qua. Quello ladro aggiornato. No, qui c'era una libreria. Non aveva anche DVD questa, no? Solo i libri. What do you want? Yep. Aspetta un attimo. Lì c'è Oya. E qui c'è di nuovo lei. Ma ci farà qualcos'altro? Ci siamo visti l'altro giorno, giusto? Mi ricordo di te, avevi una sorte molto peculiare, se ricordo bene. Accomodatevi. Beh, parla anche col gatto. Puoi acquistare, eh? Niente, questo mi sa che... Niente, ok, con lei bisogna venire qui quando abbiamo 100.000, punto e basta. Ma tra l'altro... Effettivamente nel caso di Futaba non abbiamo preso un soldo. Perché il tesoro non c'era, quindi non abbiamo preso niente. In cinema cosa c'è invece?